Buonasera e benvenuti in questa splendida location che ormai da ben 25 anni ospita le kermesse organizzate dall'Accademia Musicale Friedrich Chopin, che io presiedo sempre da 25 anni, ecco, e che perché l'ho fondata io insieme alle mie sorelle. E cosa devo dire? Siamo giunti alla questa sera alla 18ª edizione della selezione internazionale Friedrich Chopin, che sarà articolata in diverse fasi che andrò a esplicitarvi, a spiegarvi mano a mano che andremo avanti. E allora vi posso dire senz'altro che la selezione internazionale Chopin è divisa in due sezioni, quindi la sezione di musica classica e canto lirico e quella di canto moderno e musica jazz. Questa sera verranno assegnati dei premi interessanti che vi andrò poi, vi ripeto, a spiegare. Noi adesso daremo inizio alla preselezione con chiamando qui ad esibirsi una cantante che viene da Corigliano Calabro. Lei ha 18 anni e si chiama Ilaria Longobardi. Accogliamola con un bellissimo applauso mentre si sistema. Ci farà ascoltare Listen di Beyoncé. Buon ascolto. Listen to the song here in my heart. Melody a star, but I can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find relief. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They were not there, shall sign or turn into your own. Oh, cause you want to listen. Listen, I am alone at a crossroad. I'm not holding my own, no. And I try and try to say what's on my mind when you should have. There is someone here inside, so wonderful have died so long ago. Oh, I'm free now for my dreams to be heard. They were not there, shall sign or turn into your own. Oh, cause you want to listen. I'm not holding my own, no. And I try to see what's on.
grazie. Grazie a Ilaria Longobardi. E a questo punto è senz'altro un piacere e un onore da parte mia presentarvi la giuria di questa 18ª selezione edizione. Quindi abbiamo la dottoressa Francesca Donato, laureata in logopedia e specialista in vocologia artistica, unica per la Calabria. È veramente una grande professionista e io mi onoro di invitarla e di averla come supporto validissimo per le iniziative anche dell'Accademia, tant'è che con lei abbiamo organizzato anche un seminario di dizione, di impostazione, di tutto e di più, che è durato addirittura un anno. Allora, abbiamo poi il maestro Francesco Silipo, ingegnere informatico e delle telecomunicazioni, di formazione pianistica. Da diversi anni si occupa di tecnologia del suono e informatica musicale, di produzioni audiovisive. Titolare di Medialand Studio Catanzaro, con la sua attività segue l'artista nella realizzazione tecnica e pratica del prodotto audio o video, dalla registrazione fino alla distribuzione fisica e digitale. Tutte le produzioni e le collaborazioni più importanti possono essere visionate sul sito www.medialand.it. Insegna ingegneria del suono presso il Politecnico Internazionale Scienze TARS, istituto che forma i futuri professionisti dell'audio e del video, in collaborazione a firma congiunta con il Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia. Grande applauso al maestro Francesco Silipo. Come potete vedere dalla locandina, il presidente avrebbe dovuto Rocco Milano avrebbe dovuto essere presente qui, ma essendo proveniente da Roma, ha avuto un imprevisto, scusate la cacofonia, e quindi non è qui, ma ha delegato in toto, io sono onorata di averlo qui con noi in giuria, il maestro Massimo La Penna, di cui adesso vi andrò a parlare. Insegnante di canto e vocal coach per canto pop, gospel e gruppi vocali, autore e regista teatrale e televisivo. Collaborazioni con Mediaset, Canale 5, Bravo Bravissimo, Concerto di Natale in Vaticano. Junior TV, La Notte delle Voci, Grosseto, Premio Quartetto Cetra, direttore arrangiamenti corali, recital e Un bel fidarsi per la santificazione di San Gaspare Bertoni in Vaticano. Festival Nazionale della Canzone d'Autore, Edizioni San Paolo, Edizioni Terzo Millennio, Next Generation, collaborazioni con Accademia Professionale del Musical di Roma, collabora inoltre con artisti provenienti da talent come Amici e The Voice e con network televisivi nazionali. Il nostro presidente di giuria, maestro Massimo La Penna. Allora, mentre la giuria si ritira per deliberare la votazione da assegnare a Ilaria, che poi sapremo se riuscirà a passare alla fase successiva, io intanto vi intrattengo parlandovi un attimo dei premi. Abbiamo il primo premio, musica classica e canto lirico, borsa di studio del valore di 300 euro, ammissione alla prefinale nazionale del concorso Next Talent di Roma e opera serigrafata del maestro Umberto Falvo. Secondo premio, sezione sempre musica classica e canto lirico, realizzazione di un brano registrato su base edita con consegna del master su CD a cura di Medialand, oltre a un buon acquisto del valore di 100 euro spendibile presso Solimeo, strumenti musicali di Catanzaro Lido. Terzo premio, un gioiello offerto dalla gioielleria Megna di Catanzaro Lido. Sezione canto moderno e musica jazz, primo premio borsa di studio del valore sempre di 300 euro, ammissione alla prefinale nazionale del concorso A Voice for Music di Roma, realizzazione di un brano inedito a cura del maestro Vittorio Vono.
Secondo premio, realizzazione di un brano registrato su base edita con consegna del master su CD a cura di Medialand, trattamento estetico presso Miss Estetica Rosi. Terzo premio, fonetogramma da effettuarsi gli studi logopedici Donato. Dopodiché abbiamo ancora un premio che è sempre una registrazione in studio che andrà alla, diciamo, artista che si sarà particolarmente distinta e che appartenga alla categoria A della serie che non abbia superato il 12° anno di età. Quindi man mano che poi vi andrò a presentare gli artisti vi dirò anche l'età, il nome naturalmente e la provenienza. Per i concorrenti solamente questo. Poi avremo anche la possibilità di essere intervistati dalla dottoressa che è venuta apposta da Lamezia. Quindi i vincitori saranno intervistati e l'integrale della manifestazione andrà in onda su STV. Ringrazio STV e della persona, quindi del suo editore, del grande professionista Renato Grandinetti e quindi anche Cristian Palaia, che è un professionista del settore. Gentilissimi, allora a questo punto dovremmo capire se la giuria è riuscita a decidere. Aggiungo ancora che ci sarà, attenzione, un premio importante oltre quelli che vi ho già elencato, che è il trofeo Carmine Iocca. Sarà dato all'interprete, al migliore interprete di un brano dal 1930 in poi. E quindi Carmine Iocca era un fagottista, compianto fagottista, docente anche al Conservatorio di Cosenza, al quale da 18 anni noi dedichiamo questo premio speciale, questo trofeo particolare. E poi abbiamo ancora l'inserimento nel sito dell'Accademia, www.accademiachopin.com, per un anno di foto e curricula dei vincitori, i quali, ripeto, poi rilasceranno anche un'intervista alla fine della kermesse. Bene, intanto sicuramente una selezione speciale, quindi dicevo, che consentirà ai laureati e ai professionisti del settore di essere inseriti nel circuito nazionale e internazionale dell'Arts Planet. E quindi la delega che il maestro Rocco Milano, che oggi non è con noi ma sicuramente lo sarà prossimamente, provvederà tramite la segnalazione che avverrà attraverso appunto l'Accademia Chopin, l'inserimento di questi artisti, questi talenti in questi circuiti importanti. A questo punto io vorrei sicuramente anche fare un applauso al fonico ufficiale dell'Accademia, che è il maestro Giuseppe De Micheli, che ci segue ovunque, bene. E quindi adesso vado a vedere se è successo qualcosa in quella stanza. Grazie. La giuria ha fatto ritorno alla sua postazione, cedo senz'altro il microfono al presidente di giuria che ci dirà qual è stato l'esito della prova di Ilaria Longobardi. Prego. Grazie. Dunque, per quanto riguarda il giudizio circa l'idoneità di Ilaria Longobardi, il giudizio unanime espresso dalla giuria è certamente positivo, pertanto Ilaria è dichiarata idonea con 96 centesimi. Benissimo, detto questo, passiamo senz'altro nella, diciamo, parte clou della situazione, della serata, perché diamo inizio alla finale. La finale che prevede l'esibizione in primis degli artisti finalisti della sezione musica classica e canto lirico, in quanto hanno partecipato sia loro che poi gli artisti che si esibiranno nella sezione canto moderno
e musica jazz lo scorso mese di giugno in questa stessa sala alla 24esima edizione della Rassegna Internazionale Chopin. Quindi hanno acquisito il diritto di accedere alla finalissima della selezione di quest'anno, che è appunto arrivata alla sua 18esima edizione. Iniziamo con il soprano Emily Gualtieri, categoria B, 14 anni, accompagnata al pianoforte dal maestro Francesco Silvestri. Eseguirà di Wolfgang Amadeus Mozart l'aria L'ho perduta me meschina, di Giacomo Puccini Quando men vo, l'aria di Musetta dalla Bohème, e poi dalla rondine sempre di Giacomo Puccini Chi il bel sogno di Doretta. Emily Gualtieri. Thank you.
Grazie a Emily Gualtieri e al maestro Francesco Silvestri. Un grande applauso al maestro ancora, grazie. Adesso chiamiamo senz'altro sul podio Gianfrancesco Federico, violinista, accompagnato al pianoforte dal maestro Angela Liviera Zugiani. Assolutamente, certo. E dunque, Gianfrancesco Federico ha 17 anni, quindi appartiene alla categoria B. Ci farà ascoltare di Wieczorowski, concerto per violino per 22 in re minore, terzo movimento, e poi di Pablo de Sarasate, Tarantelle. Anche Gianfrancesco Federico è risultato vincitore della rassegna dello scorso anno, classificandosi al primo posto. Prego. Thank you.
Complimenti, grazie a Gianfrancesco Federico, violinista, accompagnato dal pianoforte dal maestro Angela Liviera Zugiani. Termina qui la sezione musica classica e canto lirico. Diamo subito inizio alla sezione invece canto moderno, musica leggera quindi e musica jazz. Inizia una candidata, una concorrente che avendo 12 anni appartiene alla categoria A. Viene da Catanzaro Lido, Anna Maria Di Lorenzo. Accogliamola con un bellissimo applauso. Ci farà ascoltare due brani, il primo di Francesca Michelin, Nessun grado di separazione, e poi di Shine and McLean, Dynamite. Anna Maria Di Lorenzo. Prima volta che mi capita, prima mi chiudevo in una scatola, sempre un po' distante dalle cose della vita, perché così profondamente non l'avevo mai sentita. E poi ho sentito un'emozione accendersi veloce, farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce e non sentire più tensione, solo vita dentro di me. Nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione, non c'è più nessuna divisione. Noi siamo una sola direzione in questo universo che si muove. Non c'è nessun grado di separazione. Davo meno spazio al cuore, più alla mente, sempre un passo indietro e l'anima in allerta, e guardavo il mondo da una porta mai completamente aperta e non da vicino. E no, non c'è alcuna esitazione finalmente dentro di me. Nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione, non c'è più nessuna divisione. Tra di noi siamo una sola direzione in questo universo che si muove. Separazione. Nessuna divisione. Ho sentito un'emozione accendersi veloce, farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce. Grazie.
threw my hand up in the air sometime. Say get it, oh, gotta let go. No one has said I'm right to live my life. Say get it, oh, baby. Grazie ad Anna Maria Di Lorenzo, categoria A. Invece adesso per la categoria B, in ordine rigorosamente alfabetico, chiamiamo senz'altro Silvia Ascrizzi, 16 anni, viene da Catanzaro Lido, ci farà ascoltare Hello di Adele e Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina. Silvia Ascrizzi. Hello, it's me. I was wondering if after all this year you lied to me, to go over everything. They say that I'm supposed to hear you, but I don't actually. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how to feel before the words I let you be, the soft true difference between us and the me. Hello from the air outside. At least
for bringing your heart, but it don't matter clearly, doesn't tell you about anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you well. Did you ever make it out that I were nothing after pain? It's no secret that the bone of us surrounding out of time. Hello from the air outside. I must be gone. Everything that I thought, but when I got you, never I sent you beyond. Hello from the air outside. At least I can see that I tried to take you. I'm sorry for bringing. Doesn't tell you about anymore. Ooh, anymore. Ooh, anymore. Ooh, anymore. Anymore. Hello from me. Solamente ieri sera io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi. E tu, e tu, e tu, tu sei arrivato, mi hai guardato e allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, all'improvviso. Non so perché, non lo so il perché. All'improvviso, all'improvviso. Sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per non ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà. Ma tu, ma tu, ma tu, tu l'hai capito, visto, eri cambiato anche tu, mi sei scoperto dentro al cuore all'improvviso.
sorriso all'improvviso sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, all'improvviso. Non so perché, no, non lo so il perché. All'improvviso, all'improvviso. Sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai.